Buongiorno ragazzi, come state? Oggi volevo spiegarvi come funziona Alfred, una specie di spotlight, quindi un modulo per ricercare le applicazioni e altro che abbiamo sul nostro Mac. Per attivarlo basta cliccare i tasti Alt e spazio e ci compare la barra di ricerca. È possibile spostarlo e modificare le preferenze cliccando su una rotellina in alto a destra del cappello. Quindi abbiamo quattro schede con General, Features, Appearance and Advanced. Nella principale, quindi General, troviamo di poter scegliere di attivare Alfred al login, scegliere l'hotkey, quindi mettere magari la mela, l'apice, lo shift o il tasto alt, chiudere Alfred, quindi disattivarlo adesso e comunque si riavvierà al login. Poi per la keyboard, se vogliamo utilizzare comandi particolari, come ad esempio Ctrl più per cercarlo con Spotlight o cercare con il browser di default utilizzando Alt più invio. In Features possiamo scegliere cosa far cercare ad Alfred, quindi ad esempio anche gli Apple Script, i Documents, i Test File, i Contracts, i segnalibri di Safari, le immagini, gli archivi, le cartelle, le preferenze. Oppure, non intelligenze, cercare tutti i tipi di file, quindi ci metterà più tempo, penso. E varie cose, come ad esempio di non cercare ad esempio le mail, i contatti e altro, comunque è tutto gestibile dalle features. In Appearance troviamo la possibilità di nascondere questa icona qua dal Finder in alto. In questo modo la trovo utile perché essendo un'applicazione che si attiva con questi due tasti Alt e spazio non necessita di questa sua icona, in quanto è possibile in ogni caso scegliere le preferenze dalla barra che ci comparirà. Poi, dopo circa 5 minuti è possibile disattivare quello che stavamo scrivendo, quindi se ad esempio lasciamo la scrivania, cioè lasciamo il computer e torniamo, sparirà quello che stavamo cercando dopo circa 5 minuti. E poi è possibile ad esempio ricostruire la metadata. Vabbè, in questo caso diciamo un aspetto sperimentale. Il login è possibile scegliere di qua come farlo e se migliorare l'utilizzo di Alfred con Microsoft Office per chi lo ha. Spero di essere stato chiaro e vi ringrazio per l'attenzione. Questa applicazione l'ho scoperta grazie a Zia Nerdy e quindi ovviamente vi lascerò in basso il link per il suo canale. Ovviamente Zia Nerdy è tra i miei canali preferiti che troverete nel mio canale YouTube. Eccomi di nuovo, ovviamente mi sono dimenticato di mostrarvi come funziona. Quindi attivandolo è possibile fare i calcoli, quindi ad esempio 40 più 30, è possibile cercare aprire applicazioni e una volta che cerchiamo ad esempio iTunes con il tasto mela e un numero è possibile scegliere una delle opzioni che ci compaiono a video. E poi ad esempio anche dei file come ad esempio Linguistica italiana. Vi ringrazio per l'attenzione, cordiali saluti, Francesco.